cosa molto molto importante, dopo aver visto questo oroscopo, guarda anche quello del tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna. Questo è molto importante per una previsione molto più accurata. Mi raccomando, va bene? Ciao Capricorno, benvenuto. Andiamo a vedere anche per te l'oroscopo settimanale per i giorni, per la settimana appunto dal 20 al 26 luglio 2020. Vedremo le previsioni per te sia grazie ai miei tarocchi, ma anche grazie all'astrologia. Andremo a vedere infatti più tardi quali segni ci saranno coinvolti insieme al tuo, con quali segni zodiacali avrai più a che fare durante questa settimana, ok? Ok, io direi partiamo subito, andiamo a chiedere ai tarocchi quali sono le previsioni per la settimana dal 20 al 26 luglio 2020 per il segno del Capricorno. Ma allora, guarda, qui sicuramente c'è un qualcosa che ci angustia, si può dire così. C'è un qualcosa che ci tormenta dentro, parlo a livello affettivo ed è un qualcosa che potrebbe riguardare la nostra famiglia o la nostra famiglia di origine per certi versi, quindi genitori, cugini, fratelli, va bene? Ma anche la famiglia che noi ci siamo creati, quindi il nostro coniuge, il partner, i nostri affetti, quindi gli amici più cari, i figli e bla bla bla. Oltre a questo, qui ci vedo un colloquio, vi vedo parlare anche abbastanza a cuore aperto, va bene? Anche abbastanza a cuore aperto con qualcuno della vostra famiglia, quindi fratelli, ma anche cugini. Qui ci vedo coinvolti anche i cugini, va bene? Un cugino, una cugina, insomma, persone della nostra stessa razza che portano il nostro sangue, ok? Ma che non sono diretti, quindi cugini e bla bla. Comunque, detto questo, qui ci vedo anche questo. Vi vedo anche abbastanza a difendere, dover difendere le vostre posizioni. Quindi io non so se sarete attaccati da qualcuno per un qualche motivo. Fatto sta che vi vedo che dovrete difendere ciò che voi credete, ciò che voi pensate, va bene? Oltre a questo, però, qui vedo che dentro di voi, qui vi rendete benissimo conto che vi manca qualcosa, qui vi manca un affetto, qui c'è non voglio dire una carenza affettiva, però o ci si sente poco amati, ma anche semplicemente qui potremmo rimuginare, piangere, essere un pochino così per un nostro familiare. Quindi magari qualcuno di voi ha perso un familiare, capito? E ci pensa molto durante questa settimana. C'è un po' questo rimpianto, insomma, questo guardarsi indietro, va bene? Però la vita è ancora bella per voi, qui c'è ancora molto da affrontare, ma diciamo che in questo momento tendete più a guardare, a vedere ciò che avete perso invece di quello che ancora avete. Andiamo a vedere cos'altro per il segno del Capricorno. Qui è un casino, cioè nel senso che qui posso anche vedere, qui c'è una coppia, l'imperatore e l'imperatrice, ok? Quindi qui c'è una coppia che si ama, si desidera, che vorrebbe stare insieme, che si vuole, che è consona, cioè che sta bene insieme, cioè l'imperatore sta con l'imperatrice. Questa è una coppia. Peccato io qui ho un 5 di coppe e qui abbia un fante. Cosa mi dice? Mi dice che qui ci potrebbe essere un Capricorno che in casa, in famiglia sua sta poco bene, ma che l'amore ce l'ha fuori. Il casino è quello lì, casino nel senso che qui c'è una famiglia, ma qui il cuore è da un'altra parte. Il cuore è da un'altra parte. Qui si rimpiange qualcuno che non è la persona che abbiamo accanto, secondo il mio modestissimo parere. Ma andiamo a vedere un po' l'oracolo dell'amore cosa ci dice.
Capito? Qui si soffre, si patisce perché ci sta una persona accanto, ma se ne vorrebbe un'altra, un po' di parole. Infatti, l'inganno mi dà ragione, purtroppo. Capito? Quindi qui ci si autoinganna nel senso che magari si vuol rinunciare. Qui ci vedo anche la rinuncia. Magari parliamo con la nostra famiglia e ci dicono di rinunciare, oppure parliamo con il nostro compagno o compagna, si cerca di risollevare un po' le cose, però non ci si fa. Insomma, qui c'è l'inganno, quindi qui c'è un triangolo, qualcuno inganna qualcun altro. Questo è un po' ma sicuro. Lasciati aiutare dagli amici. Vedi, qui non si riesce ad arrivare, secondo me, anche ad una scelta. Qui si parla con gli amici, ok? Mi possono richiamare queste carte. Però, cioè, qui a un certo punto c'è anche una rinuncia, c'è un qualcosa, ci fa sta, ma a qualcosa si deve rinunciare. E qui le carte, vedi, torna ad essere libero. Quindi ci potrebbero anche essere dei capricorni che decidano, diciamo così, di liberarsi da questo fardello, di liberarsi da questo vincolo che hanno per andare laddove li porta il cuore. È possibile, vedi, è il flirt, cioè tutte le carte ce lo dicono. Il flirt, l'inganno, torna a essere libero, capito? Quest'altra donna e bla bla bla. Il casino è che qui, insomma, a qualcosa o a qualcuno si dovrà rinunciare. Starà al Capricorno decidere a che, in quale modo e quando. Vediamo gli oracoli. Qui c'è anche una comunicazione che ci potrebbe arrivare da parte di familiari che ci delude, magari per tutt'altro, magari anche per lavoro, per altre motivazioni. Io mi sono lasciata trasportare dall'amore, ma qui ci vedo anche il lavoro, c'è una comunicazione che può riguardare la famiglia in senso proprio più ampio del termine. E una rinuncia da fare. Resta ottimista, però fai attenzione, abbi fede. Musica va bene, la musica vi potrebbe riportare, ricordare, aiutarvi in un qualcosa. E la vostra risposta, se avete in mente, avete chiesto qualcosa mentre leggevo le carte, la risposta è sì, vi dicono le carte. Io non so cosa avete chiesto, ma lo sapete voi. E questo fa, questo fa fede. Andiamo un pochino, voglio vedere anche i segni zodiacali, vediamo quali segni. Ok, allora quali segni zodiacali avranno più a che fare durante questa settimana con il segno del Capricorno? Vediamo di capire questa situazione. What's going on? Ok, che cosa sta succedendo nella vita di questo Capricorno? Vediamo. Qui ci vedo comunque anche gli amici, eh? Ci potrebbe essere però un viaggio, un movimento, uno spostamento, un qualcosa che avreste dovuto fare magari con gli amici. Amici che però non voglio dire vi ingannano, ma magari ringambano, cioè non vengono, capito? Tipo all'ultimo momento disdicono un qualcosa, deludendovi. Ci vedo anche questo in queste carte, naturalmente. Allora, vediamo. Quali segni zodiacali ci saranno coinvolti durante la settimana insieme a quello del Capricorno? La Vergine, il Leone. Allora, Vergine, Leone, Bilancia. Quali altri segni zodiacali ci saranno coinvolti oltre a quello del Capricorno? Lo Scorpione. Il vostro, quindi il Capricorno come voi, il Sagittario. Quali altri segni zodiacali avranno a che fare col Capricorno durante questa settimana? Il Cancro, l'Ariete, il Toro. Il Capricorno, quindi stesso segno vostro, l'avevamo già visto.
E lo scorpione, che l'avevamo già visto anch'esso. Allora, ricapitoliamo un attimino. Capricorno, scorpione, segno del cancro, l'ariete, il sagittario, la bilancia, il toro, il leone e la vergine. Questi sono i segni naturalmente che mi escono più in fuori. Poi non è detto non ci siano anche gli altri. Fammi sapere quindi te, nei commenti, dimmi un pochino questi segni zodiacali, se li riconosci e la tua situazione qual è, o se conosci un capricorno che sta vivendo una situazione familiare un po', insomma, così, ok? Mi raccomando. Poi, se questo video ti è piaciuto, lasciami un mi piace, iscriviti a questo canale e naturalmente ricordati di passare di qua, di tornare da Penelope per il prossimo video, ok? Ciao, alla prossima!